siamo a Barcellona con Paolo Astaraci, amministratore delegato e presidente di DAF Italia, per la presentazione alla stampa internazionale del nuovo DAF XD. Ma prima due parole sulla nuova generazione in generale. Quindi qualcuno ha detto che con la nuova generazione DAF ha fissato dei nuovi parametri per i pesanti. Che vuol dire? Beh, è la verità, siamo partiti da un foglio bianco e abbiamo disegnato, realizzato, progettato un nuovo veicolo che intercetta quelli che sono i riscontri del mercato, le esigenze degli autotrasportatori e ha messo su strada, su ruote, quello che ci hanno chiesto i nostri clienti. Quindi non è solo questo, però abbiamo aggiunto degli elementi di novità che sono evidentemente visibili e sono, tra virgolette, voglio dire, stati quello gli elementi che hanno poi portato alla Truck of the Year, quindi all'elezione del veicolo dell'intera gamma, quindi il G Plus, il G e XF come Truck of the Year. Siamo stati i primi a mettere sul mercato la cabina estesa, quindi a sfruttare la nuova normativa sulle masse dimensioni, e questo evidentemente ci ha premiato e ci sta ancora premiando in termini anche commerciali. Ecco, e ora DAF ha, diciamo, allargato verso il basso la gamma con l'XD. Quali sono i plus di questa nuova gamma? Beh, l'XD, diciamo che mantiene saldi quelli che sono gli aspetti positivi e i vantaggi che abbiamo introdotto con la serie più grande, ma ne aggiunge di molti altri. Ne cito alcuni, ma sono solo alcuni. Visibilità, che è straordinaria, del veicolo, quindi guidando un veicolo concepito per la distribuzione, è un veicolo chiaramente che risponde appieno a questo tipo di esigenze, quindi una visibilità aumentata sul parte frontale del 33% rispetto al modello precedente, un'accessibilità in cabina con due gradini, quindi molto bassa, e quindi sali scendi risulta essere più confortevole e agevole per chi, vuol dire, fa un utilizzo del mezzo per distribuzione, ma ci consente anche di entrare in segmenti dove prima non eravamo presenti. Quindi le nuove cabine, ad esempio la cabina Day, con anche il software specifico per i carburanti e per i liquidi, ci consente di entrare ad esempio in segmenti come quello del trasporto cisterne, piuttosto che per il trasporto bisacche, e quindi il trasporto di auto. E questi sono alcuni elementi per dirvi che di novità, che non sono, vedete, tutti, ma che racchiudono in sé lo spirito con il quale anche questa, diciamo così, serie XD è stata realizzata. Allora, in una domanda che in questo momento è d'obbligo: qual è la strada di DAF verso la decarbonizzazione del trasporto? Beh, l'ho detto prima, qui abbiamo, voglio dire, un veicolo che nasce su, voglio dire, è stato concepito da un foglio bianco. Questo veicolo è anche quello, la piattaforma con la quale noi accoglieremo le nuove tecnologie. Tanto è vero che l'XD, così come l'XF, sono veicoli già oggi disponibili e quindi ordinabili dai clienti full electric. Quindi questo è, diciamo così, quello che sarà il futuro della nostra, diciamo così, gamma, e l'XD ne rappresenta l'esempio migliore. Abbiamo quindi elettrici emissioni zero, XD, XF, carri e trattori, con un'autonomia nominale fino a 500 km, e poi chiaramente il prototipo che stiamo utilizzando per l'idrogeno, guarda caso, usa la stessa cabina. Quindi per dimostrare il fatto di nuovo che questo concetto, questo approccio, è un approccio trasversale non solo alle tipologie di utilizzo, ma anche alle tipologie di alimentazione. Grazie.